Beh, insomma, la notizia è che subito abbiamo l'MVP di questa sfida. Non è MVP, dai, ho capito. Geniale, hai fatto una partita fantastica. Però io, prima di parlare di te, voglio parlare di questa Trento, perché nonostante i problemi avete dato questa sera una grande prova di gruppo. Avete praticamente sbagliato pochissimo, bravissimi giovani che sono entrati, Micheletto è fantastico, ma è proprio la prova di squadra, e non era facile contro questa Milano. Sì, è vero, abbiamo qualche problemi fisicamente, ci sono tanti giocatori infortunati, però hanno aiutato come potevano. Sono contento che Luis è entrato, anche il piccolo Micheletto, hanno fatto tanta roba, siamo molti contenti perché andiamo finalmente a questo Final Four, perché sapevamo che in questo momento Milano gioca molto bene, soprattutto dopo la vittoria contro Lube, quindi tanta roba, siamo fortunati oggi, abbiamo giocato bene, sono contento. Una squadra attenta, una squadra che è riuscita ad interpretare al meglio le indicazioni di Angelo, che insomma ha avuto anche poco tempo, già aveva il problema con Kovacevic, poi l'ha trovato anche con l'americano. Bravi, adesso c'è Civitanova, adesso è chiaro che è lontana, perché però siete tra le prime, tra le quattro di questa Final Four, l'hai detto tu, era importante concretizzare dopo, sì, una prima fase con alti e bassi, chiaramente. Certo, soprattutto per la storia di Trento, sappiamo che certo, è una squadra che ha sempre fatto bene, questa vittoria la merita anche lo staff, che ha fatto un lavoro tattico e tecnico incredibile durante le due settimane. Le vediamo sempre in ufficio alle 8 fino alle 7 di sera, quindi bravi loro anche. Abbiamo rispettato la tattica e per quello che oggi abbiamo giocato bene, penso. Lorenzo, te l'ultima battuta per Genia. No, io volevo chiedere a Genia una domanda che non è né tecnica né tattica. Ma quanto tempo prima vedi la partita che giochi la domenica? Perché hai un senso della posizione che te sembra che sei già dove schiacciano. Ti dico la verità? Non guardo quasi mai video. No, ma sulla partita che devi ancora giocare, non con quelle che hanno già giocato. Faccio, come si dice, all'istinto. Quindi guardo, provo di guardare bene la palla il più veloce possibile, quando il muro non mi dà fastidio, quando il muro è pulito è molto più facile per me di giocare e di difendere. E proviamo anche a lavorare tanto in ricezione per essere più perfetti e mettere in buona condizione Simo, però è vero che gioco tanto con le cose che vedo. No, complimenti, perché complimenti veramente. Sei uno dei pochissimi, il migliore che c'è a livello internazionale, che porta un numero di possibilità alla propria squadra di fare punto, e è vero che non sei tu che schiacci, ma se non peccato, difendi... Ma perché Maurizio, devi sapere una cosa. No, devi sapere una cosa. Lui, io ho giocato contro di lui, sì, con la squadra polacca, e lui giocava da schiacciatore una volta. Era molto divertente. E lui, oltre che a saper schiacciare molto bene, ha una sfortuna, è piccolo, batte benissimo in salto. Sì, ma però lo vedo ogni tanto quando... terribile, non riesco. Vabbè, vuoi attaccare, apro le mani troppo. Attaccare, vuoi battere, ricevi, difendi, vuoi anche murare. Intanto, complimenti per Tokyo, perché Trento, però non volete un talo fatti, però non ho recuperato ancora. L'adrenalina era, ma ti rendi conto? Dall'illusione dell'europeo, però almeno è arrivata questa grande cosa. Spero che l'europeo, peccato perché eravamo a casa. C'ero pure io. Però la Serbia ha fatto tanta roba. La cosa più importante per noi era questa qualificazione, anche se non pensavamo 1% che andiamo a Tokyo, perché abbiamo tanto avuto casino nella squadra, tanti infortuni anche, però ci siamo, tanta roba. Bravi anche stasera per Trento. Io ho una bella sorpresa, perché l'abbiamo fatto aspettare, adesso si sta baciando, inquadratelo con... Eccolo qua, Gian Lorenzo Blengini. Vieni Gian Lorenzo, eccolo qua. Io sono contento, perché quando si ha il CT della nazionale è sempre un piacere. Guarda, io subito ti metto in difficoltà, dobbiamo mettere un po' in difficoltà, nel senso, parlavamo dei posti 4, no? E sappiamo quanto hai lavorato e quanto avete lavorato in questi anni per tirar fuori i ragazzi che ci sono nel nostro campionato. Io stasera però ho visto uno che mi ha fatto venire i brividi, devo dire, la grande personalità. Io non voglio che tu ti esprima, però Micheletto, veramente un giocatore, un ragazzo veramente interessante, no? Tu l'hai visto questa sera? Ah, tu lo vedi sempre. Noi lo conosciamo chiaro. Bene. Sì, però veramente non, un giocazzo... non mi sorprende, mi fa molto piacere questo, veramente. Senz'altro, non mi sorprende. È un ragazzo che, nonostante la giovane età, ha dimostrato già in più occasioni di avere grande qualità, sia in ricezione che in tante altre cose. E poi ogni step, quello di giocare
in una partita così importante, chiaramente sono tutti, no? Come noi spesso step, diciamo, alzare l'asticella, certo, questo è un alzare, certo, l'asticella, ha dimostrato di stare bene in campo in tutto quello che è il gioco, non solo in alcuni aspetti. E crescerà, perché è un ragazzo poi che dimostra grande maturità nonostante la giovane età, quindi insomma per me non è una sorpresa, battuta quella iniziale per noi, però, che lo vediamo meno, no? È un grande piacere, è un grande piacere. Insomma, tu mi devi dire però, caro CT, come si vive dal di fuori, cioè osservando e basta, non essere sul campo, perché io penso che c'è una voglia ad arrivare a ricominciare a lavorare, perché c'era la National League e poi ci saranno subito le Olimpiadi, no? Ma sì, io credo che lo sport insegni a essere pazienti, no? Essere pazienti in alcuni momenti, magari durante l'attività, e anche essere pazienti in una stagione, di fronte a una stagione, di fronte all'avvicinarsi dell'inizio di una stagione come questa, che è molto eccitante, come quella olimpica, no? Perché poi questo chiaramente è il focus principale. Non essere impazienti è fondamentale, non solo per ragionare, per programmare, ma anche per saper dosare le energie, non solo fisiche, di cui spesso parliamo, ma anche mentali, per arrivare veramente al massimo delle possibilità quando finalmente ci sarà questa Olimpiade. Insomma, hai preso la nazionale e poi è arrivato quell'argento a Rio. Mi dici, dalla tua esperienza di club, insomma, importante, ma che... quindi non parliamo della partita? No, adesso parliamo anche della partita, perché io devo fare un po' di domande. Mi dici com'è cambiato Gianlorenzo Blengini in questi anni, cioè dal club alla nazionale, in questi anni anche diversi, perché anche la gestione di una nazionale è diversa da quella di un club, è quotidiano, no? Boh, non lo so, io vorrei che... Cioè, sei cambiato, tu. A me piace che siano gli altri, no, un po' a giudicare queste cose, certo. Io non lo so, io ho la presunzione di sperare di essere cambiato poco, certo, dal punto di vista del comportamento. Poi chiaramente sono cresciuto, ho fatto delle esperienze straordinariamente importanti sia col club che con la nazionale, insieme tutte e due le esperienze anche in una fase, quindi chiaramente questo, come tutte le esperienze ti lasciano qualcosa, queste che sono di straordinaria importanza e di straordinaria bellezza, chiaramente lasciano qualcosa in più. Però quanto sono cambiato, mi piacerebbe che lo dicessero gli altri, e spero non molto. Vabbè, perché insomma le persone credo che rimangano, poi le vittorie, le sconfitte, i risultati, vero, sono una parte professionale, quello che conta di più è la persona. Parliamo allora di questa partita, perché di nazionale ci sarà tempo, visto che abbiamo ancora qualche mese. Una partita intensa, devo dire che insomma Trento ha fatto una partita straordinaria nonostante tutti i problemi avesse, Milano un pelino in meno, anche se dobbiamo, io penso anche, lo stiamo dicendo con Lorenzo Bernardi, che tutto questo sforzo anche di cambiamento in questa prima parte probabilmente in certi momenti può dare delle può cedere, no? Perché insomma non puoi mantenere sempre quel livello che è stato meraviglioso di questa squadra nella prima fase del campionato. Ma certo, diciamo che ci si aspettava quantomeno una partita un po' più equilibrata, certo, no? Sia per la classifica, perché ricordiamo che Milano è arrivata quarta, per questo giocare in casa, certo. Trento è arrivata quinta, nonostante Milano avesse avuto diverse difficoltà di fronte alle quali ha sempre stretto i denti e non si è mai lamentata, facendole diventare una scusa o un alibi. Trento stasera ha fatto veramente una partita importante, super, sì. Perché ha dato veramente a tutti la possibilità di contribuire a questa vittoria. Angelo ha trovato delle soluzioni per cercare di fare in modo che tutti potessero dare un contributo in un momento di difficoltà, e veramente sono stati bravissimi, è stato bravissimo lui a trovare queste soluzioni e bravissimi i ragazzi ad adattarsi, no, con Kovacevic che iniziava per fare tutta la parte dietro, poi rientrava verso la fine del set, Micheletto che entrava al posto del libero, insomma. Io credo che Trento abbia davvero dato una dimostrazione di squadra, oltre che di grande qualità anche individuali, perché abbiamo visto grandissime cose da tutti, e quindi credo che su Trento ci sia poco altro da dire. Milano, hai anticipato tu, Milano è arrivata qua con un grande percorso nonostante le difficoltà, e forse anche un pochettino ha pagato lo sforzo profuso per arrivare quarta alla fine del girone d'andata e guadagnarsi la possibilità di giocare in casa questa,
questa partita. L'ultima domanda te la faccio su questa sfida di semifinale, sempre la stessa, nel senso sono le quattro, le solite quattro, nella parte bassa del tabellone c'è Modena e Perugia. Civitanova, la squadra che ha vinto tutto in questa stagione e anche insomma il mondiale per club, affronterà proprio questa Trento. Io non ti dico di sbilanciarti perché è sempre difficile con queste squadre, ma non lo faccio, per come le hai viste in questo in non questi lo faccio mesi, non no? per neutralità sì. Non mi sbilancio perché il campionato italiano, la Coppa Italia in particolare, ma in generale anche poi il playoff, a volte magari un po' meno della Coppa Italia, comunque ci hanno abituato che spesso poi ci sono delle squadre, dipende molto come arrivi in quel weekend lì. Il playoff è diverso perché è un periodo, lì sono due giorni e lì in due giorni dipende come si arriva, da quando ti qualifichi a quando li giochi, ci sono delle partite in mezzo, c'è la Champions, ci sono tante cose, quindi credo che arrivino le quattro squadre che ci si aspettava di più. Ci sarà sicuramente da divertirsi un sacco perché la qualità sarà altissima, tutti a Casalecchio, quindi diamo questa informazione. Sicuramente il palazzetto sarà pieno perché saremo ovviamente ovvio, e perché quello è un grande spettacolo a cui siamo abituati ma che non ci stanchiamo mai di vedere. Ci sono grandi squadre e delle partite assolutamente impronosticabili, per questo ancora più belle da andare a vedere. Questa è la Superlega più bella del mondo, diciamo europea, ma poi alla fine diciamo con Lorenzo, alla fine è veramente il campionato più bello del mondo. Certo. Vediamo se abbiamo la grafica per vedere gli accoppiamenti, li commentiamo, li rivediamo un attimo con il CT della nazionale. Eccole qui le due semifinali, Lube contro Trento, Sissafe di Cola Perugia, Leo Shoes Modena, andranno proprio così il 22 dalle 16:30 a seguire le due partite, poi domenica la finale insomma del Monte Coppa Italia, uno spettacolo per tutti. Chiamo Lorenzo Bernardi. Lorenzo, vieni qua che salutiamo al volo, tanto siamo così. Noi ringraziamo Lorenzo Bernardi per questa telecronaca, ringraziamo ovviamente il CT in bocca al lupo soprattutto per la supervisione che ci sarà adesso fino a quando rivedremo i giocatori con la maglia azzurra. E noi vi salutiamo, vince Trento, è l'ultima semifinalista, le semifinaliste le avete viste, sono le solite quattro che si contenderanno il 22 e il 23 di febbraio a Casalecchio di Reno, la del Monte Coppa Italia. Un saluto. Arrivederci.